Incontrare i ragazzi è sempre bellissimo, tant'è che vengo da Venezia e vengo fino a Montevarchi, che non è proprio dietro l'angolo. A me i ragazzi stimolano sempre perché sono la creatività giovane, la creatività anche che magari non capisco ancora e che pure mi voglio relazionare proprio per imparare io da loro, insegnargli qualcosa io e imparare un pochino da loro. Quindi a tutti gli effetti è una specie di scambio creativo. Quindi oggi in realtà io gli spiegherò come essere creativi a 360 gradi sfruttando proprio il cellulare, il tablet, che sono strumenti che loro hanno tutti i giorni, ormai sono una loro appendice fisica, eppure però vengono sfruttati creativamente pochissimo, perché a parte fare le foto per i selfie o per Instagram, fare anche delle riprese per fare gli influencer, in realtà ci sono delle applicazioni per fare animazione, illustrazione, frame by frame, stop motion, che sono alla portata appunto di un click di smartphone, oppure di un disegno fatto anche col dito semplicemente, che però possono diventare tranquillamente un allenamento creativo, perché ti crei la consapevolezza di poter far diventare un giorno quella passione un lavoro. E quindi quando ti alleni molto, come per uno sportivo, puoi andare a fare una maratona proprio perché ti sei preparato, ti prepari molto anche con le applicazioni, e a quel punto, quando avrai a che fare con software o con committenze comunque di lavoro veramente finalizzate al lavoro, lo farai abbastanza facilmente, diciamo, proprio perché sei super allenato. Abbiamo conosciuto Andrea Principalli alla fiera Didacta e abbiamo ritenuto subito che fosse un personaggio da coinvolgere all'interno della nostra scuola per la grande capacità comunicativa, per l'energia e le risorse che impiega nel suo lavoro con grande successo. Ci sembrava opportuno per i nostri studenti provare l'esperienza di utilizzare il telefono cellulare, quindi uno strumento che è a portata di mano di ogni studente, per costruire, non per passare il tempo diciamo in vano, ma per costruire e realizzare progetti, idee, come strumento al pari di programmi di grafica e di montaggio video professionali. Sono fiero del mio primo lavoro alla fine, un videoclip che ho realizzato ancora a scuola, quando avevo più o meno l'età di questi ragazzi, e mi ha cambiato la vita.